E la bandiera di Israele ancora oggi nel 2023 crea polemiche e in qualcuno crea imbarazzo. Ecco, io conto che questa splendida piazza, vedo tanti giovani, queste ragazze e questi ragazzi, insegnano a tanti italiani e a tanti europei che la storia non deve tornare e quindi non bisogna avere paura di affermare il diritto all'esistenza di Israele ed è incredibile dover difendere il diritto all'esistenza di uno Stato e di un popolo nel 2023. Lunga vita a Israele, lunga vita a Israele, lunga vita a Israele, lunga vita a Israele.